Papa Bergoglio finalmente ha scomunicato qualcuno dei suoi religiosi dalla Chiesa. Sì, però non ha scomunicato quei cardinali, vescovi e preti pedofili che hanno violentato, abusato i bambini, piegando così la Chiesa al male. No, ha scomunicato un sacerdote siciliano, Alessandro Maria Minutella, per aver protestato con forza contro gli scandali della Chiesa, sì, contro tutti quegli scandali che ormai da anni stanno sommergendo la Chiesa. Scandali che da anni sono sulle pagine di tutti i giornali mondiali per gli abusi perpetrati dai religiosi su bambini e ragazzi inermi o facilmente strumentalizzabili. Ecco, il Papa ha scomunicato un sacerdote che ha cercato di rimediare a quegli sbagli commessi da una chiesa non pulita, salvando tutti coloro che scappavano, che perdevano la fede. Sì, a modo suo, ma facendo del bene. Ecco, diversamente da quel famoso religioso siciliano che ha abusato di una suora durante una sua seduta, la suora che ha denunciato la cosa al Papa attuale, ma non ha ricevuto nemmeno una risposta. Sì, come ha fatto anche Maria Viganò, che ha denunciato il vescovo pedofilo americano e non solo. Ma Papa Francesco ha fatto finta di non sapere. E così tanti altri scandali che ci vorrebbero ore da raccontare, ma ormai tutti conoscono, se vogliono. Ecco, però la scure di Papa Bergoglio è caduta su un prete che, pur usando parole forti come definendo la Chiesa una puttana, eccetera, eccetera, ha cercato di rimediare a modo suo, facendo però del bene, non violentando bambini o donne o religiosi o già chiunque altro capitasse la mano di certi religiosi che non sanno controllare il proprio stato sessuale, o di quei religiosi, vescovi, monsignori che si arricchiscono, fanno la bella vita coi soldi che la gente dà per i poveri. Già. Sembra una contraddizione, allora, che Papa Bergoglio scomunichi qualcuno che cerca di salvare, riportare le anime a Dio. Sì, quel Dio che ha espresso attraverso suo figlio la sua grandezza, la sua immortalità. Ecco, è un po' come dire che Papa Francesco avrebbe potuto scomunicare anche San Francesco, dal quale ha voluto prendere il nome. Sì, perché San Francesco amava gli animali, parlava con gli animali, era vicino ai più deboli, parlava di Dio, parlava di Gesù, cercava di imitare la sua stessa vita. E allora? E allora avrebbe potuto scomunicare anche Francesco d'Assise, se avesse vissuto ai nostri tempi e non allora. Ecco, forse è una lezione importante da capire. Si devono scomunicare le persone che con le loro azioni allontanano i fedeli da Dio e da Gesù e non violentano i bambini. Sì, sacerdoti coperti o protetti da altri vescovi come il vescovo Pell, indagato in Australia per violenza sessuale su minore o per aver coperto più di 280 sacerdoti che hanno abusato per anni e anni di bambini e ragazzi. Vescovo sarebbe stato dovuto, sì, quel vescovo avrebbe dovuto essere scomunicato da Papa Bergoglio, non un sacerdote siciliano che lotta per
si lotta perché Cristo non sia stato crocifisso in vano dalla cattiveria e violenza degli uomini. Chissà, probabilmente quel prete coraggioso è stato scomunicato perché non era protetto dalla lobby dei preti gay e pedofili nella chiesa, che come ha detto lo stesso Bergoglio è potentissima. Sì, leggendo questa notizia stamattina in internet, pubblicata a diversi giornali, bisognava solo rimanere stupiti, meravigliati, perché non si pulisce il prato dalla merda, dalle cose brutte, ma si pulisce il prato della fede, dei suoi fiori migliori, di coloro che si battono, come Monsignor Viganò, per pulire la Chiesa, per pulire la Chiesa dalle cose brutte, dal male. E invece si colpiscono proprio questi ultimi, i fiori meravigliosi che ancora appaiono con la parola e nei fatti di Gesù. Sì, di Gesù, perché non sia morto invano.